Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Benvenuti nel meraviglioso mondo dei giovani artisti che partecipano in gara a Sanremo, li stiamo conoscendo uno via l'altro ed è la volta di Marco Sentieri, benvenuto. Grazie, grazie, è un piacere. Come va innanzitutto? Bene, oggi bello ieri sera, è andata bene? È andata bene, è stato tutto bellissimo, sul serio, sembrava la mia favola perché sto vivendo una favola, sul serio. Allora, partiamo dal brano che presenti in gara, perché tratta di un tema molto attuale innanzitutto, del quale si parla forse neanche troppo in realtà, e secondo me con la musica si può arrivare a destinazione, diciamo. Ma dici com'è nata questa idea? Sono d'accordo con te, la musica credo che sia un buon filo conduttore per arrivare direttamente ai ragazzi. Non che dobbiamo arrivare solo ai ragazzi, però è a loro che bisogna parlare più faccia a faccia. Il brano tratta la tematica, aggiungerei delicata, del bullismo. Delicata per il semplice motivo che negli ultimi anni è aumentato questo fenomeno, addirittura trasformandosi in cyberbullismo, che credo che sia ancora più crudele, perché se 20 anni fa a me è capitato alle scuole elementari di subire atti di bullismo, però io magari tornavo a casa, non lo dicevo a nessuno, con la speranza che il giorno dopo potesse finire. Il cyberbullismo invece purtroppo è una cosa, è una macchia che rimane lì, una volta postato sulla rete c'è sempre, quindi ogni qualvolta che tu immagini che un tuo amico stia vedendo quel video, che tu sei cascato magari dietro uno spintone, ti ferisce nuovamente come la prima volta. E quindi ben venga il fatto che ne si parli. So che non sarà magari la medicina per risolvere il problema, ma credo che non parlarne sia peggio. Quindi dialogare con i ragazzi e fargli capire che c'è qualcuno vicino lì pronto a dire parlane con me, magari posso aiutarti. E combattere un po' il tabù, quindi la voglia di parlare, sì, di dire. Io ti dico che all'epoca mia, io ho quasi 35 anni, all'epoca mia non si parlava di questo, perché parlare di essere stato bullizzato era peggio. Era come dire a tutti, ok, sono io il soggetto, a me bullizzano, quindi è come se tu da viaggio ad altri, ah ok, è lui, allora scagliamoci su di lui, tanto già è bullo. Quindi la canzone, diciamolo, nasce da un'esperienza vissuta da te in prima persona. La canzone non l'ho scritta io personalmente, ma porta la firma di Giampiero Artegiani, a cui è andata la mia dedica ieri sera, perché il 4 febbraio, quindi il primo giorno dell'inizio del festival, ricorreva il primo anniversario della sua scomparsa. Non l'ho scritta io, ma è come se l'avessi scritta, perché l'ho scelta io, mi trovavo a Bucarest con la mia etichetta, tra l'altro ci tengo a specificare e a precisare che siamo l'unica etichetta indipendente in gara, siamo veramente piccolissimi così, e quindi questo ci rende ancora più fieri. Mi trovavo a Bucarest e, ascoltando un po' di proposte, mi capitò all'orecchio questo brano, Billy Blue, non sapevo chi fosse l'autore. Sembrava che stesse parlando di me, ebbi un brivido e la scelsi subito, senza pensarci mezza volta sopra. Perché parliamo, siccome hai detto ero all'estero, tu hai già alle spalle un bagaglio importante di esperienze musicali, televisive all'estero. Ci spieghi come da Napoli sei arrivato là? Beh, è stato un po' casuale per alcuni versi. La mia attuale etichetta discografica è italo-rumena e quindi mi portò in Romania a presenziare ad un festival internazionale dove io rappresentavo l'Italia. C'erano voci un po' che venivano da tutta Europa. E quindi lì è iniziata un po' la mia avventura estera. C'era un albergo di fianco al nostro che davano le audizioni di X Factor. Io ero in day off. Un po' per gioco partecipai alle audizioni, mi chiamarono, poi da lì ho superato gli audition, bootcamp e sono arrivato nelle fasi finali. E nello stesso tempo, in tutto il 2016, ho vinto lì due festival internazionali. È stata veramente una bella, bella, bella esperienza. Però di festival sei ormai esperto, cioè arrivi e mai fatti fino a 30 anni, ho cominciato la mia carriera dei festival a 30 anni. Probabilmente, non so, o sei nel tuo, forse il tuo ambiente, o magari ti portano bene, perché sei un po' scaramantico.
romantico, giusto? All'80%. Beh, non è male l'80%, certo. Una buona... Allora, ci racconti qualcosa, cioè, prima di salire, per esempio, sul palco dell'Ariston, c'è qualcosa che hai fatto? C'è un rito, oppure la mattina devi alzarti e fare per forza qualcosa? No, non, come proprio, funziona? Non proprio così, non okay. proprio così. Però, ecco, c'è un rito, io mi faccio girare la fede nuziale al dito prima di un evento importantissimo. Quindi è come se tu richiamassi lo spirito della persona amata. Mi viene amata. Quasi spontaneo, okay. Guarda, non lo so, mi viene spontaneo, faccio questo gesto, però è e spontaneo. Lo facevi anche mentre dovevano dire chi era passato? Sì, abbracciavo Matteo e nello stesso tempo tanto giravi. Insomma, cosa ti aspetti da venerdì sera? Ma cos'altro potrei aspettarmi, sul serio? Non voglio che passi il messaggio, se vabbè dai, stai facendo il tipo. No, non è così. Non è così, cioè io la mia vittoria l'ho ottenuta, cosa mi aspetto? Mi aspetto una grande festa, mi aspetto di rivivere le stesse emozioni che ho vissuto ieri sera. Per uno come me, lasciami passare il termine, quando dico uno come me, ognuno di noi è uno come me, perché ognuno di noi porta la sua storia. Io in questo momento sto parlando della mia. Per uno come me che viene da Casal di Principe, un piccolo paesino spesso discusso per altri temi, vengo da una realtà piccola, è vero che c'è stata l'esperienza in Romania, ma quando dicono sei famoso in Romania, beh, non è proprio così, mi conoscono ma non sono famoso, e quindi sapere dove sto oggi per me è senso di orgoglio, sul serio. Una piccola curiosità, poi ti lascio andare, ma tu hai, devo capire questa cosa, hai girato un documentario qui a Sanremo, sei un videomaker, sei un regista. Ma guarda, non proprio così, è iniziato per scherzo, che mi trovavo a visitare le cose più belle di Sanremo e mi facevo qualche stories sui social, e dall'ufficio stampa, in particolare da Igor Nagorotti, è uscita questa idea. Mi dice: Marco, ma perché non lo facciamo proprio e creiamo questo documentario? Ma è stato molto più come divertimento, anche perché ero interessato alle bellezze di Sanremo, mi sono un po' documentato e ho detto perché non farlo ascoltare anche a chi magari non è mai venuto a Sanremo. E quindi scopriamo lati di te pazzeschi. Sentieri a Sanremo, ecco. Sentieri a Sanremo, che è un gioco di parole meraviglioso. Grazie mille Marco per essere stato grazie con noi. Grazie a te, è stato veramente un piacere. Prima di salutarci ti chiedo a questa camera un saluto dedicato ai nostri ascoltatori, gli ascoltatori di Radio Bruno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bruno da Marco Sentieri. Ciao a you! Radio Bruno al Festival di Sanremo. In collaborazione con l'Isola dei Tesori, Grissinbon, Renault Franciosi, Nutrileia, ODS Giocattoli, Italpizza, Biperbanca, Marlù, diversamente tu.